Sì, buongiorno, ci troviamo a Ponte Casilino, alla cittadella della Carità della Caritas, alla casa Santa Giacinta. Qui c'è un centro diurno, una casa di accoglienza per 80 anziani, poi un ostello per 190 persone e una mensa dove ogni giorno arrivano circa 500 persone. Ricordiamo che la metà di queste sono straniere ed è proprio degli stranieri che vogliamo parlare con i nostri ospiti. Abbiamo qui Monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma. Monsignor Feroci, i fatti di Tor Sapienza, la lettera del Cardinale Agostino Vallini nel quale chiede alle comunità di accogliere gli immigrati. Ecco, la Caritas come coniuga il concetto di integrazione? Ma la Caritas davanti a questa situazione credo che rifletta in questo modo. Si è sentito in giro lo slogan prima gli italiani, ma se io camminando per la strada trovo una persona per terra non è che mi fermo e gli chiedo i documenti, se è italiano gli sto vicino e lo assisto, se non è italiano lo respingo. Quindi il concetto fondamentale per noi Caritas è che la persona, in quanto persona, ha bisogno di noi e quindi noi siamo a disposizione a servizio di questa persona. Il Cardinale mi sembra che ci abbia detto dei pensieri molto, molto significativi. Il primo, le comunità parrocchiali, come d'altronde ha sottolineato il Papa Francesco, devono aprire i propri spazi per poter far incontrare le persone e riflettere, perché il primo compito nostro è quello di saper vedere per poter poi dopo anche essere disponibili ad aiutare le persone. Se non si vede, non si capisce, non si può nemmeno aiutare. Prima capire, perché la più grande violenza delle persone è la deresponsabilizzazione e la non conoscenza. Grazie Don Enrico. Allora abbiamo qui con noi Lorenzo Chialastri, che è responsabile dell'area immigrazione degli immigrati della Caritas. Quali sono le altre realtà oltre a questa di Ponte Casilino nelle quali la Caritas opera a Roma? Sì, oltre alla mensa e poi l'ambulatorio abbiamo proprio pensato ai servizi che rispondevano proprio alla integrazione delle persone straniere. Quindi abbiamo due centri di ascolto, a Ostia e uno a Roma, e poi dove appunto si cerca di pensare con loro un progetto di inserimento anche lavorativo, di formazione, e poi due centri di accoglienza per rifugiati, che è uno a Monteverde, uno abbiamo al centro di Via del Mandrione, e più una l'unito interculturale proprio per fare in modo di aiutare le donne e le mamme ad integrarsi maggiormente per il lavoro. Uno di questi centri è proprio per le ragazze madri? Sì, anche per le ragazze madri, dove appunto uno dei grandi problemi era quello che, non avendo una forte rete sociale e familiare, essendo stranieri, gli diamo appunto la possibilità di poter intraprendere una vera integrazione per loro e per i bambini. E di integrazione con i bambini ne parliamo insieme a Maria Franca Posa, responsabile minori stranieri della Caritas. Quali sono le attività che portate avanti per i minori non accompagnati? Sì, abbiamo tre centri di pronta accoglienza per minori non accompagnati. Sono sempre più da due anni a questa parte i minori che arrivano nei nostri centri. Si tratta di ragazzi che fuggono da guerre, da paesi destrutturati socialmente e che vengono spesso inviati dalle famiglie per far sì che con le proprie rimesse contribuiscono a sostenere il bilancio familiare. Sono ragazzi in cui cerchiamo di far sì che tutti i diritti che la Convenzione Nazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza. Grazie, allora dalla Caritas vi restituiamo la linea.